Come sapete, nel 2018, dopo ben 14 anni, è stato rinnovato il regolamento per la mobilità delle persone con disabilità. Un regolamento, ci tengo a specificarlo, di Assemblea Capitolina, a prima firma della consigliera Ficcardi, che ringrazio, e al lavoro hanno contribuito anche il consigliere Angelucci, la consigliera Mariani, oltre che la sottoscritta. Ecco, ci tengo a ringraziare anche questi consiglieri che purtroppo non sono più in Assemblea Capitolina. Grazie all'approvazione di questo regolamento, l'Assemblea Capitolina ha finalmente riordinato una materia che da troppi anni vedeva cittadini con disabilità della capitale mancare di un servizio essenziale per la mobilità individuale. Infatti, grazie all'approvazione di questa delibera, ad oggi quasi 1.500 persone con disabilità, di cui oltre la metà nuovi utenti, utilizzano un trasporto individuale personalizzato per soddisfare le loro esigenze di mobilità, dal lavoro allo studio, dallo sport alla terapia e tutte le altre attività sociali. Il regolamento approvato 2 anni fa è stato condiviso, discusso ed elaborato dopo una lunga maratona di ascolto e confronto, fatta sia con i cittadini con disabilità, sia con le loro associazioni maggiormente rappresentative, nonché con la consulta cittadina e tutte le consulte municipali per i diritti delle persone con disabilità. Tra l'altro, giusto per ricordare uno dei punti fondamentali che sono stati introdotti grazie a questo rinnovato regolamento, le persone con disabilità intellettiva relazionale hanno potuto per la prima volta accedere a questo servizio di mobilità. Per poter attuare un intervento così radicale sul regolamento in oggetto come quello che oggi la nostra amministrazione propone, si è reso necessario avviare l'iter di modifica della delibera originaria, non potendo intervenire in maniera legittima né con delle direttive assessorili né con delle determine dipartimentali. Per questo ringraziamo, oltre ai partecipanti all'osservatorio e al delegato all'accessibilità universale Andrea Venuto, che convoca e coordina costantemente l'osservatorio stesso, l'assessore alla mobilità Pietro Calabrese e gli uffici del Dipartimento Mobilità che si sono messi a disposizione di questa nuova e importante esigenza degli utenti per realizzare la modifica che approda oggi in Assemblea Capitolina. Un grazie anche alle opposizioni che hanno votato favorevolmente l'emendamento proposto, di fatto sostenendo il prezioso lavoro dell'osservatorio e del dottor Venuto. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da diversi mesi ha messo a dura prova tutti i cittadini da tanti punti di vista, ma è importante avere un'attenzione particolare per le categorie più fragili della nostra società, che si trovano ad affrontare delle limitazioni ancora più drastiche, in un contesto ancora più ad ostacoli di quanto lo sia normalmente. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale adeguare un regolamento così importante come quello sui servizi di mobilità dedicati alle persone con disabilità, rendendolo più flessibile e adatto alle mutate necessità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito nella realizzazione di questo importante intervento.